questa è un po' l'ottica con cui abbiamo voluto organizzare questa serata e con la quale credo che possiamo già dire adesso che si faranno altre cose proprio a testimonianza di questo legame che esiste tra l'arte e la comunità sorrentina. Grazie pubblico. Comunque sì, per coloro che fossero interessati a visitare appunto la terrazza o a mangiare al ristorante, diciamo che le due aziende ci hanno voluto in qualche modo non fare uno sconto particolare, sarebbe scorretto dire così, solamente che chi vi dite il voucher qui avrà la possibilità di fruire dei loro servizi a delle condizioni che sono state fatte per la fondazione e per Trento. Questa è la verità, quindi chi vuole dopo uscendo potrà chiedere ai banchi e gli sarà consegnata questa voce. Questo è un po' il tema, ma ripeto, per noi centrale rimane la figura di Enrico Caruso. Grazie avvocato. Però la prima che vorrei chiamare un attimo Salvatore Giardino, che è il direttore di filiale di Napoli 3 delle Poste Italiane. Salve direttore, io vi cedo un attimo il microfono. Lei penso che comunque ci porterà il saluto, comunque sicuramente qualcosa. Saluto, ma è veramente emozionante. Per Poste Italiane sarà un fatto del genere, affrontare tenorissimo così. Enrico Caruso, ma come Poste Italiane da sempre tentiamo di dare luce alle eccellenze italiane, percorrendo un po' le memorie di quelle che sono state per gli italiani, l'Italia e in modo particolare per il Sud, figure importanti come Caruso. Vogliamo farlo anche attraverso piccole cose, no? Un po' la nostra definizione d'arte può anche essere piccola. Piccola come per esempio questo former. La caratteristica del former di Poste Italiane e in modo particolare di Enrico Caruso è che ripercorre un po' anche attraverso fotografie della vita di Enrico Caruso. All'interno abbiamo pensato di inserire una quartina di francobolli, tra l'altro di nuova missione. È stato il francobollo di nuova missione il 25 ottobre da parte del Ministero di Mise, in buona sostanza, che hanno dovuto affrontare, seppur basso, di un'ora e che utilizzerete per l'invio delle cartoline. All'interno c'è la cartolina di Enrico Caruso con l'annulo del primo giorno e la busta che contiene anche qua l'annulo del primo giorno. Ma la cosa particolare di questo piccolo oggetto e che attiratura è limitata, cioè soltanto 2.000 esemplari in tutta Italia, quindi insomma ha anche un valore che si incrementa negli anni. Bisogna affrettarsi, comunque lo troverete qui. Grazie ed è ancora un onore per Poste Italiane e grazie. Grazie a lei direttore. Bene, a questo punto, prima di iniziare con lo spettacolo, io vorrei qui il tris nipote di Enrico Caruso, che anche lui si chiama Enrico Caruso, che è il presidente onorario del Comitato Nazionale Enrico Caruso, istituito dal Ministero dei Beni Culturali. Prego Enrico. Grazie mille a tutti voi. Io sono molto felice di essere qua a Sorrento stasera. E appunto, come vi raccontava lui, sono presidente di questo comitato che è stato istituito quest'anno a 100 anni dalla dipartita di Enrico Caruso, proprio finalizzato a celebrare questo personaggio. Le celebrazioni sono partite da Napoli, dal Teatro San Carlo, per poi seguire un filo rosso nei luoghi che hanno significato qualcosa per Caruso, per cui appunto Firenze, poi ci saranno degli eventi a Milano, alla Scala, che verrà dedicata una messa del Requiem in onore di Enrico Caruso e soprattutto quello a cui veramente tengo di più è che anche qua a Sorrento venga fatto qualcosa, perché Sorrento per Caruso ha significato veramente veramente tanto. È tornato qua a morire piuttosto che a Napoli, lui adorava Sorrento e come biasimare del resto, visto il bellissimo contesto in cui tutti voi vi potete permettere fortunatamente di vivere. E io credo che Sorrento abbia veramente offerto tanto e soprattutto sia un posto capace di mantenere delle tradizioni. Quando uno arriva qua respira subito un'aria che è diversa rispetto a quella di
tanti altri paesi di villeggiatura, ci sono lapidi commemorative, ci sono riferimenti storici, culturali, che in tanti altri posti veramente risulta molto molto difficile trovare. E questa forse è anche una delle componenti che ha reso Sorrento indubbiamente famosa in tutto il mondo. Quindi io ringrazio voi, ringrazio l'Avvocato Milano, mi complimento con voi per la grande dedizione e il grande amore che avete per la cultura e spero che Sorrento rimanga sempre grande nel cuore di tutti in tutto il mondo. Grazie. Grazie a te. Almeno per varie tautore, che comunque si respirava. Bene, allora adesso ci addentriamo proprio nel vivo di questo spettacolo e con il trio di Nazario Vasciarelli, autore e regista è Nazario. Al pianoforte ci sarà il maestro Michele Solimando e il tenore è Costantino Minchillo. A voi vi auguro una buona serata e ci sentiamo dopo.